torniamo con il richiestissimo appuntamento Adottami, rubrica in collaborazione con il Nogezzino, le guardie e il Zoofile, che sono sempre lì con gli occhi attenti sul territorio come la tua telecamera. E oggi vi raccontiamo di questa storia che ci ha molto colpito, ci ha molto intenerito. Giorgia sempre non è Giorgia a dover essere adottata, ma il piccolo Lord, cioè, piccolo, vabbè. Sono 60 kg di cane meticcio che a guardarlo farebbe impressione, non fosse che è davvero un bonaccione. È vero, Giorgio? È dolcissimo. Un colpo di coda, notevole. Sì, quello non è molto dolce. Non però. È molto dolce. Quando arriva, però, eccolo qua, è un cane che tira, ma non morde. Ci racconti la storia di Lord? Allora, Lord è qui, penso, da 3 anni. E nessuno si è fatto avanti per Lord? No, nessuno. Proprio nessuno, e viveva con dei rom prima. Lord in realtà era uno dei tanti cani che ancora, tra l'altro, ci sono al campo rom di Japigia a Bari. Siccome non era microchippato e non si poteva stabilire la proprietà, è stato sottratto. Ma lui è qui, buonissimo, eccolo qua, che vuole essere adottato. Anche lui sverminato, vaccinato, mangia. Piccolo difetto, mangia, e mangia tanto. Però vi darà delle grandissime soddisfazioni. Questo, tra l'altro, in un ambiente aperto, in una rimessa, in una... Hai capito, Tino? Cioè, potremmo fare un ballo con lui, perché se si mette in piedi su di me è praticamente alto quanto noi. Giorgia, informazione importante, quanti anni avrebbe Lord? 4-5. 4-5 anni, quindi ancora nel pieno vigore, nel pieno della sua forza, Tino. Non come te, debilitato e stanco. Quindi abbai anche tu, sì, ma non morde, per niente. Ma non morde per niente. È un cane che può essere anche, nonostante la mole, vicino a dei bambini, no? Sì, sì, no, assolutamente. E quindi, se foste interessati, ricordatevelo, è qui a Rifugio di San Riccardo da 3 anni, sverminato, vaccinato. Lord, solo per alcuni, piccolo Lord, dipende sempre dal metro di valutazione. Potete scrivere al 348-896-6969 oppure a redazione quintopotere@gmail.com. Tino, ma se io lo dico, mi ascoltano? Non credo. No, mi devo esercitare. Oppure qui sotto nei commenti o sui social, chi volesse adottare Lord Tino. Ogni tanto si avvicina Lord.